Hare Krishna, eh, come è già successo altre volte, io ero già in diretta da circa un quarto d'ora, però eh, poi mi sono accorto che non c'era la linea. Ho già iniziato a leggere, adesso rileggo velocemente gli stessi versi. Adesso eh, mi dice Madhumati che c'è la linea. Eh, ripeto che prima ero già in diretta da un quarto d'ora ma in un modo o nell'altro non c'era la linea quindi mi scuso ma eh, io avevo già incominciato a leggere adesso ricomincio questi versi stiamo leggendo il Madhya Lila capitolo 8 discorsi tra sri cetani e ramananda rai e queste sono le manifestazioni eh, che, che Simati Radharani eh, manifesta in tutto il suo corpo. Il corpo di Simati Radharani è la vera trasformazione dell'amore per Dio. È la più cara amica di Krishna e questo è noto in tutto il mondo. Allora, di nuovo mi scuso, ma in un modo o nell'altro io ero già in diretta da un quarto d'ora, ma non c'era la diretta. Adesso ricomincio a leggere i versi. Li leggerò senza... Uh, vabbè, eh, tanto è, è veloce. Raga Tambula Rage Adara Ujvala Prema Kutila Netra Yugale Kajala il suo attaccamento per Krishna è il colore rosso delle noci di Betel sulle sue labbra brillanti. Il duplice comportamento delle relazioni d'amore è simile all'unguento nero che orna i suoi occhi. Sudipta Satvika Bava Arsi Sanchari e Saba Bhava Busana Saba Angebari. Gli ornamenti che abbelliscono il suo corpo sono le estesi ardenti di virtù, queste estesi ininterrotte sono guidate dal giubilo e sono simili a or ornamenti su tutto il suo corpo. I Sanchari Baba, queste manifestazioni vengono paragonate a gioielli sul corpo di Simati Radarani. Kila kincitadi bava vimsati busita guna sreni pusmala sarve purita questi ornamenti corporeo, corporei corrispondono a 20 categorie di sintomi estatici che hanno inizio da chila, chincita. Le sue qualità trascendentali sono una ghirlanda di fiori che poggia completamente sul suo corpo. Quindi queste qualità sono un abbellimento, come è paragonata a una ghirlanda. No? E tutte queste qualità non sono, come abbiamo letto ieri, e sono manifestate solo per la soddisfazione del suo amato Krishna. È proprio lo scambio. Noi a volte non ci mettiamo molto impegno, eh, lo diamo per scontato. Almeno all'inizio, eh, vi parlo delle relazioni in questo mondo, no? all'inizio poiché c'è il desiderio, allora c'è impegno, no? ma poi col passare del tempo... Può succedere che si entra nell'abitudine, no? e quella è proprio la rovina della relazione eh, in intensa. No? Cioè si dà tutto per scontato. Io faccio il mio dovere, facciamo le cose così, ma eh, questo è proprio la distruzione dell'amore, perché l'amore si basa sul rasa. Il rasa nasce solo quando c'è un impegno. È proprio un'immersione un nell'altro, nell nell'altra, per stimolare. Eh? Questi sono proprio tutti i sintomi che stimolano. Eh? Uno dice: ma perché dovrei farlo? Perché questa è la vita. Eh? Cioè, vivere passivamente del, 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 dei crediti che si sono acquisiti, quello è proprio la, la caratteristica var, del Navarro, del. Della persona mediocre che non ha capito qual è il senso della vita. Il senso della vita è dare felicità, offrire felicità, perché questo è anche l'unico modo per essere felici ed è il principio dell'amore. No? Per fare questo ci deve essere un impegno, è un'arte, è l'arte più sub, sublime. No? Quindi e tutte le nostre qualità, per esempio il sorriso, gli sguardi, no? sono, sono armi dell'amore, devono, devono essere costantemente utilizzate, altrimenti si atrofizzano, vengono perse, eh? arrugginiscono, no? bisogna, bisogna tenerle costantemente. Allora, questo Sto parlando dell'aspetto del materiale: no? quando eh, l'anima si risveglia, cioè attraverso la, la pratica spirituale si arriva di nuovo a togliere la, la, la polvere e il condizionamento che copre l'anima, l'anima le manifesta per natura, no? perché Saccitananda. Vigra, anche vigra è importante, la forma, la forma dell'amore. L'amore è una forma, no? e la forma dell'anima è la forma dell'amore. Quindi queste caratteristiche sono spontanee. Non devono fare sforzi gli abitanti di Vrindavana per soddisfare Krishna. È spontaneo, in loro è spontaneo, nel mondo materiale non è spontaneo. Nel mondo materiale spontaneo, sapete che cos'è? È, è l'egoismo. Eh? Arjuna lo chiede a Krishna: ma che cos'è che spinge l'uomo eh? all'egoismo? Eh? È il principio del, del invertito del, del, della, del controllo, del, del, della ricerca del piacere, pensando di essere il centro di tutto. Allora tutto si ferma, eh? è come, come un, eh, l'opposto, cioè, a volte si vede in filmati no? che uno cammina, invertono la, la, la proiezione e sembra che uno invece di camminare, lo avete visto nei so, eh, film comici, no? e invece torna indietro. No? E così andiamo verso il buio. Invece, Simati Radarani è proprio la, la, la più alta vetta di colei che è sempre proiettata verso il dare soddisfazione al suo amato. E lei usa ogni strumento ah, in modo perfetto. Leggiamo questi 20 differenti stati d'animo a capo dei quali sta chi la kincita, della quale non c'è una spiegazione nella lingua italiana, non c'è un termine adatto per spiegarlo, sono definiti nel modo seguente, primi in connessione col corpo, quindi la, il bhava, l'estasi, ava, gesti, ela, trascuratezza, e in relazione con il sé seguono soba, bellezza, canti, splendore, dipti, brillantezza, maduria, dolcezza, pragalbata, impudenza, Audaria, magnanimità e Dahiria, pazienza. In relazione invece alla natura troviamo ilila, il divertimenti, vi lasa, godimento, vi citti, rottura e vi brahma, perplessità. Non vi sono equivalenti in lingua italiana per i termini chila kincita, mottahitta e kuttamita. Quindi 17 li possiamo tradurre ma tre non abbiamo equivalenti nella nostra lingua. Vediamo se poi ce li spiega, perché chi la chincita è spiegato nel nettere della devozione. Vediamo se lo spiegherà anche qua. Una ghirlanda di fiori costituisce le qualità dei Simati radarani ed è divisa in tre parti, mentale, verbale e corporea. La sua attitudine di perdono e di misericordia è completamente mentale. Ciò che lei dice è verbale chiaramente ed è molto piacevole all'orecchio, e le qualità fisiche, età, bellezza, e splendore, grazie, sono qualità corporee. tilaka charu lalate ujvala prema vai ratna ridhaya tarala. Il tilaka della fortuna segna la sua ampia e bella fronte, le sue varie relazioni d'amore sono una gemma e il suo cuore è un medaglione. Madhya, Vyasa, Saki, skande karaniasa Krishna Lila, Monabritti Saki Asapasa. Le gopi amiche di Simati Radarani sono le sue attività mentali che sono sempre assorti nei divertimenti di Sri Krishna. Lei poggia la mano sulla spalla di un'amica che rappresenta la dolcezza. Allora, come vedete, nella realtà trascendentale spirituale tutto è personale. Le emozioni, anche le, le, le qualità, tutto è personale. Non c'è qualcosa eh, che, che sia dovuto a un'interazione solo di energie, energetica. No, tutto è personale. Tutte le manifestazioni. Tutti i sintomi, le sensazioni hanno una personificazione. Questo ci dà il senso che tutto è, vi, è, vi, è, è vitale, è tutto è vivo. Nel mondo materiale no. Nel mondo materiale eh, sappiamo che c'è una parte che è l'energia inferiore che non ha consapevolezza, coscienza. Assume un aspetto di consapevolezza solo quando, eh, ma visto, con lo sguardo, impregna questa natura con le anime, eh, l'energia marginale che siamo noi, allora tutto prende vita. Si fa l'esempio dei fermenti lattici o del lievito, capite? La farina in sé eh, non ha capacità di modificazione. Ma se noi mettiamo il lievito, eh, che sono microorganismi, sono anime, eh? immediatamente prende vita. No? Ma perché c'è la vita? Eh? La vita viene dalla vita. Mentre nella realtà spirituale non c'è energia inferiore. C'è solo energia superiore, infatti il, noi che siamo energia marginale possiamo ritornare nella nostra posizione spirituale che è prominente a quella inferiore solo quando abbandoniamo quella inferiore e ricopriamo completamente quella superiore, eh? le qualità della, della, della realtà spirituale. Le otto compagne di Radharani Astasaki sono differenti varietà di piacere connesse con i divertimenti di Krishna. Al seguito dei divertimenti di Krishna vi sono altre attività rappresentate dalle assistenti delle Gopi. No, quindi, tutte le attività, le attività stesse sono le ancelle delle Gopi. E invece, le Gopi sono varietà. Del piacere, delle, delle qualità dell'attività che Smati Radharani svolge. Tutto ciò che è femminile è manifestato dall'energia di Smati Radharani. Tutto ciò che è maschile non è, non è manifestato da Krishna, ma da Balarama. Krishna ha una posizione particolare, lui è il goditore di entrambe le situazioni. Nijanga sorabhaglie go garva punparnayaka tate vasyacce Sada citta krishna sangha. Il letto di Srimati Radharani è il suo orgoglio stesso, situato nella dimora del suo aroma corporeo. Lei è sempre seduta là, immersa nel pensiero di Krishna. Capite da dove nascono tutti i simulacri, tutte le. Eh? Nascono dal principio originale. E il letto del piacere. Ci sono delle descrizioni nelle scritture dei, dei nostri acciari, meravigliose. Eh? Le gopi preparano un letto di fiori dove Simati Radharani si accomoda. No? Mm per attendere il suo amato. Noi, subito in noi nasce, eh, perché il condizionamento materiale ci porta immediatamente fuori strada. Subito. No? Bisogna essere, bisogna aver ritrovato una certa quantità di purezza. Cosa significa purezza? L'originale, no? non la coppia, ma l'originale. Se noi non abbiamo almeno eh, una visione dell'originale, ci perdiamo. E se la Prabhupada lo dice semplicemente, i nostri acciari lo dicono semplicemente, lui è l'origine di ogni cosa, no? Quindi non, non, il peccato non esiste. Il peccato viene visto quando c'è la separazione, no? Quando si, si, si contempla ciò che che non è l'originale. No, allora ci va in confusione. E no, subito anche spiritualisti restano turbati. Eh? Questo turbamento è segno del condizionamento. Eh? Cetania Maprobou era un Sagnasi, e un giorno dice, Gopi, Gopi, Gopi. Qualcuno dei suoi studenti lo sentì. E rimase turbato no? e gli dice ma che stai che stai a cantare no canta il santo nome fai... cioè non ha visto l'origine non ha visto la realtà della cosa e qui in questo mondo siamo costretti in un certo senso a seguire esternamente queste regole, questi principi, perché altrimenti ci sarebbe il caos, perché sarebbe un fraintendimento totale su tutto. No? Allora Dio stesso quando viene in questo mondo mantiene una certa, un certo comportamento per non turbare gli animi. Avete visto quando, è proprio poche pagine fa, Ramananda e Cetania si sono incontrati, si sono abbracciati e subito l'estasi li ha pervasi. Abbiamo letto adesso che cos'è l'estasi, no? Li ha pervasi, ma poi hanno ripreso la loro compostezza esterna perché c'erano un migliaio di persone che erano lì arrivate con Ramananda che non riuscivano a comprendere. Noi non dobbiamo fare gli esaltati, eh, tanto questo è l'originale, perché questo sarebbe eh, distruttivo per gli altri. No? Invece eh, la persona santa vuole il bene degli altri. Eh, ma sarà come sarà. No, no. E quindi bisogna mantenere, però dare un, un, una particella. Di, di, di realtà, capite? Anche una piccola quantità di veleno non uccide la persona, ma piano piano la rende, eh, la rende come si dice, immune anche a questo. E così anche nella. In, 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 allora deve essere vissuto. E qui abbiamo proprio l'esempio della Cetanea Ceritamrita. cioè, qui sta parlando di cose che per noi sono praticamente inconcepibili. Eh? Le otto compagne di Radharani sono le differenti varietà di piacere connesse con i divertimenti di Krishna. Come possiamo concepire qualcosa del genere in questo mondo? E al seguito dei divertimenti di Krishna vi sono altre attività rappresentate dalle assistenti delle gopi. Il suo letto, è il, il suo orgoglio stesso e lei è situata nella dimora del suo aroma ed è situato questo letto nel, nel, nella dimora del suo aroma corporeo lei è sempre seduta là immersa nel pensiero di Cristo lei attende costantemente non solo attende ma ha organizzato organizza e, e, Chris, che, che Krishna arrivi e possa uh, soddisfarlo completamente. Guna yasa guna yasa Gli orecchini di Shimati Radharani rappresentano il nome, la fama e le qualità di Sri Krishna. Le glorie del nome, della fame e delle qualità di Krishna inondano sempre i suoi discorsi. Krishna che kariya siama rasa madupana nirantara pur nakai Krishnera sarvakama Simati Dharani induce Krishna a bere il miele della relazione coniugale. Induce Krishna a bere questo miele. Perciò è impegnata nel soddisfare tutti i desideri sessuali di Krishna. Di nuovo, noi non siamo abituati a queste cose. Non siamo. Noi diamo un'interpretazione delle parole, degli atteggiamenti, delle attività, in base a ciò che abbiamo acquisito nel corso del tempo, che è la copertura dell'anima, non è l'originale. E quindi dobbiamo essere molto cauti con questi, ma allo stesso tempo capire che se i grandi acari, cioè come quando Cetani diceva gopi gopi, se i grandi acari ci parlano in questo modo, dobbiamo lasciarli entrare. Eh? Non fare i pudici, essere più pudico dell'acciaria stessa. Io questo l'ho visto tante volte, a volte viene da ridere, no? Devoti che stavano traducendo anche il maestro spirituale. Il maestro spirituale diceva parole come, non so, desideri sensuali o nudità o questo o seno, non riuscivano a tradurre. Eh? Perché per loro era una parola che era fuori luogo. Lo diceva il maestro spirituale, lo dicono le scritture, e noi ci sentiamo, eh? ci sentiamo un po' disagiati. Questo è la dimostrazione del nostro purtroppo condizionamento. Eh, è importante comprendere questo. Allora, quando arrivano dalla scrittura autentica, li dobbiamo lasciare entrare in modo sperando di purificarci un po'. Cosa significa purificare? Vedere l'originale, vederlo nel vero senso della parola, non nel modo che noi... E allora penseremo che tutto l'universo le deve vedere come noi le vediamo. Oh, ma cosa dice qui? Eh? Che Simati Radharani non aspetta altro nel suo letto dell'amore per soddisfare il suo amato Krishna. Deve essere colto così come ci viene dato. No? Aprire il cuore a questo. Altrimenti ci sarà una... Cattiva interpretazione e non entrerà mai l'originale, mai no? Krishna. Visuddha prema ratnera kara anupama gana purna kalevara. Si remati. è esattamente simile a una miniera colma di preziose gemme d'amore per Krishna, il suo corpo trascendentale carico di incomparabili qualità spirituali. Il suo corpo è una miniera di godimento per Krishna. Tutto in lei è assoluto piacere per Krishna. Questa è la funzione primaria dei Simati Radharani. Lei è fatta di puro amore per Krishna. E Krishna è fatto di puro amore di, di, di Simati Radharani. La deformazione che noi abbiamo dato alle parole a, a, ai gesti alle attività quello è un problema nostro del nostro condizionamento, non della realtà spirituale. Chi non riesce a fare questo salto vede queste cose come qualcosa di che non è comprensibile. È Dio? Questo sarebbe Dio? Capite? E quindi cantando il santo nome, il cuore piano piano si purifica, si pulisce e va all'essenza, no? all'originale. Non ha più interpretazioni false che distorcono la realtà. Se voi guardate un bambino, no? Che anche se momentaneamente non ha queste distorsioni, anche se le ha avuto nella vita precedente, non ha queste distorsioni, non ha problemi. No? Non ha problemi. Non ha problemi in, in, vedendo, a, a partecipando, no? nessun problema. Il problema viene quando entra una, una, una particolare informazione che è stata completamente distorta. No? E visto che ci è insegnata, cioè noi siamo come spugne che assorbono, e eh, questi sono i bambini. Quando sono giovani vanno a scuola, imparano dai genitori, poi assorbiamo. Non è che diamo la colpa agli altri, ma è questo no, che viene dato, che, che il metodo. E allora piano piano si entra in una, in una, in una deformazione della realtà. La città neacerita amrita ci, è un'opera che ci offre, come il, lo Simat Bhagavat e la Bhagavad Gita, su differenti... In differenti categorie ci offre il modo per sciogliere questi nodi, per comprendere, ma dobbiamo accettarli col cuore senza troppo speculare, andare a cercare di capire, così, no? Lasciarli entrare, capite? È, è, è qualcosa che entra, no? È come quando, non so, ci sono certi. Eh, Certi processi di certi giudici che creano un precedente, cioè cambiano la legge stessa, cambiano la visione di un certo di un particolare queste scritture e soprattutto il ma mantra hanno questo potere di riportare nel reale la percezione. Mana, mantra, manastrai, suono che purifica la mente. È una vibrazione che purifica. Ma purifica da cosa? Cos'è? Avvelenata. Avvelenata da una falsa concezione. No? E quindi si vede in modo diverso ciò che invece è, è, è lampante, chiaro, semplice. C'è cioè la cosa più semplice. L'essere umano cerca il piacere, cerca l'amore. E Dio non deve avere questo. Dio deve essere solo in un'uvoletta che con il fulmine controlla tutto. È Perché se lo priviamo noi, lo priviamo anche in Dio, no? Se lo giudichiamo noi, lo giudichiamo noi. questo è il problema. No? È di una semplicità incredibile, ma ci vuole un po' di purezza. Altrimenti non si capisce. E sentiamo dentro di noi tutto questo turbinio. Eh, ma ho sentito, mi hanno detto, mia mamma, mio padre, la scuola, ho letto, la religione. la religione, questo qua, capite? È un disastro proprio, è un disastro. Ed eccoci qua, no? Ma abbiamo questa fortuna. Simati Radarani è esattamente simile a una miniera colma di preziose gemme d'amore per Cristo. Ma questo amore è solo platonico? Lo, cioè noi decidiamo che cos'è questo amore? Il suo corpo trascendentale è carico di incomparabili qualità spirituali. Qui adesso c'è un lungo verso. Ka Krishnasya pranaya jani butsrimati radikaika kassya preyas anupama guna Radikaika, na Cianya. keshe drishi taralata nisturavatam cucesia vance purtiai prabhavai are Radikaika na charya. Se qualcuno si informa sull'origine dell'amore per Krishna, la risposta è che l'origine è soltanto insieme a Darani. Quindi, se noi vogliamo andare all'originale, al vero senso dell'amore, non è nessun altro che si mati Radharani. Nemmeno Krishna ci può dare questo. Perché Krishna è un'altra parte della verità assoluta. Lui è Chit, Sat, Chit, Ananda, Sat, è Balarama, Chit, è Krishna. E Ananda e Simati Radharani allora se noi vogliamo andare all'originale dell'amore Ananda non possiamo andare da Krishna dobbiamo andare da Simati Radharani perché Cristo invece è il ricettacolo dell'amore è colui che riceve l'amore non colui che offre l'amore noi siamo Bhakta Bhakta significa eh, è colui che offre amore e devozione. Per imparare ad offrire l'amore e devozione noi dobbiamo andare da chi è l'origine di questo amore, che è, è Simati d'Aran. Eh, L'esempio, se noi vogliamo vedere il sole, non possiamo vederlo senza i suoi raggi. Di notte, anche se il sole continua a esistere, visto che i suoi raggi non arrivano a noi, noi non lo possiamo vedere. Così se vogliamo arrivare a Krishna dobbiamo andarci attraverso Simatira Dharani. La risposta di nuovo è di nuovo soltanto Simatira Dharani. Scusate ho dimenticato, allora di nuovo, se qualcuno si informa sull'origine dell'amore per Krishna la risposta è che l'origine è soltanto Simatira Dharani. Chi è la più cara amica di Krishna? La risposta di nuovo è Soltanto Simati Radharani. Nessun'altra. I capelli di Simati Radharani sono molto ondulati, i suoi occhi si muovono sempre qua e là e il suo seno è saldo, poiché tutte le qualità trascendentali sono manifestate in Simati Radharani. Lei sola è in grado, in grado di appagare di nuovo. Lei solo, lei sola è in grado di appagare tutti i desideri di Krishna. Nessun'altra. E noi continuiamo a essere testoni e andiamo da Krishna a chiedere come soddisfarlo. Capite? Anche nella via della spiritualità si può essere così ingenui che non si dà ascolto a ciò che gli acari ci dicono. Non c'è modo. Noi non siamo bhakta di Krishna, noi siamo bhakta di Simati Radharani. È l'energia femminile che soddisfa l'energia maschile, che ripaga. No? Questa citazione è tratta dal Govinda Lilamrita di Das Kavirat Goswami, che è lo stesso autore della città Neceritamrita. Si tratta di un verso in forma di domande e risposte che descrive la gloria di Simati Radarani. Yandra guna vanci satyabhama Yandra tani, kala visva, Sikhe, vraja Rama. yandra sonda, guna, vance laxmi parvati, yandra, pati, pati vrata, dharma, vance, arundati. Anche Satyabama, una delle regine di Krishna, desidera la fortunata posizione e l'eccellenti qualità di Simati Radarani. Tutte le gopi apprendono l'alt L'arte del vestire da Simati Radarani e anche la dea della fortuna Lakshmi e la moglie di Siva Parvati desiderano la sua bellezza e le sue qualità. Perfino Arundati, la famosa casta moglie di Vashista, vuole imitare la castità e i principi religiosi di Simati Radarani. In realtà lei è l'origine di tutte queste altre personalità, ma queste personalità hanno una personalità e per noi questo è. È, 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 sembra complicatissimo, eh? hanno una personalità. Varundati, eh? che è la moglie di Vasciste, il grande Vascista, desidera, ma è parte di Simatera Dharani. Ma ha una personalità, no? ha una personalità propria, come tutte le Gopi. Abbiamo visto prima che cosa sono le gopi, sono le, le, le varie forme di piacere che Simati Radharani offre a Krishna. Ma hanno una personalità, la lita è la lita, vi sa che vi no? Hanno proprio vestiti diversi, abitano in posizione, ma sono parti di Simati Radharani. Cosa significa parte? In realtà, Simati Radharani è l'origine di tutta la il femminile che è presente ci sono due parti principali che sussistono in balarama no? balarama è il sostegno di queste due parti che sono colei il femminile colei che dà il piacere a colui che è il ricettacolo di questo piacere in questo sostegno di Balarama che è l'eternità eh, si muovono queste due energie meravigliose e Cetania è venuto per comprendere il segreto di questo scambio perché Krishna stesso si è accorto che colei che gli offre tutto eh, lui percepisse che è più felice di lui che lo riceve perché il principio dell'amore è proprio questo. No? E quindi noi, come anime, prakriti, non siamo il purusha perché il Purusha è uno solo. Isvara Paramakrishna, Sacitananda Vigra. Anadir Radir Govinda. Lui è Anadir, è, è, è colui che ha la causa. Di tutto ma non a causa, il Purus è uno solo. No? Ma questo Purus trae piacere dalla da, da sua energia interna, che però è, è una persona. No? E quindi il Sicitta è venuto proprio a, a, a cercare di comprendere questo, offrendoci questo, se, questa via, questo segreto. Yandra sadguna ganane krishna napaya para tandra guna ganibe kemane jiva Chara. Perfino si, Krishna in persona non può trovare un limite alle qualità trascendentali di Simati Dharma, perché se lo trovasse lui, che è Achila Rasambritamurti cioè colui che gode di ogni rasa, se ci fosse un raso definitivo. Krishna sarebbe finito. Quindi colei che ama e soddisfa Krishna è un ragionamento anche per noi molto semplice: deve essere illimitata nel suo amore. Perché se fosse limitata, a un certo punto si annoierebbero, finirebbe tutto. Visto che lei è quella che offre, non quella che riceve, è primaria. Eh, vabbè, qui si torna al, 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 alla storiella non è nato prima l'uovo la gallina ma dobbiamo comprendere che chi offre no? chi crea il rasa lui è il ricettacolo del rasa ma c'è qualcuno che lo crea il rasa anche che se ci sta un desiderio ci deve stare qualcuno che soddisfa quel desiderio quindi, quindi anche lui non trova non può trovare limite alle qualità trascendentali di Simatina come potrà quindi enumerarle un comune essere vivente insignificante, come possiamo trovare un limite alle qualità di Simati Radharani? È impossibile, è impossibile. Quindi se qualcuno dice io conosco Radharani o conosce Krishna, è un illuso, è un illuso. Non sono persone da conoscere, ma sono persone da amare. E la prima cosa per amarle è capire il loro amore verso di noi, perché loro sono l'origine dell'amore, nei due aspetti, chi offre e chi riceve. L'amore non è solo chi offre. Infatti nei sei scambi d'amore, vi ricordate di Rupa Goswami, c'è la parte dell'offerta e del ricevente. L'amore non è mai in un senso unico. Mai, è un'illusione pensare che io sono umile, no? Solo quando do è un aspetto molto intrigante questo. Eh? Simati Radharani offre il suo amore, è completamente disinteressato. Completamente disinteressato, ma aumenta costantemente. Cosa, cosa vuol dire? che questo cattura Cristo proprio perché aumenta costantemente aumenta costantemente dal senso del fatto che lei è, 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 è una partecipante attiva eh? no io non, non niente no è una partecipante attiva perché se non c'è attività si ferma tutto eh? cosa noi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo qualcosa da offrire a Cristo, altrimenti cosa gli offriamo? Ma il fatto è non egoismo, ma capire quanto Lui ci ama. Il segreto sta proprio lì. Il suo amore è così grande che ci, ha, ci offre la possibilità di dargli piacere. Questo piacere... È una personalità unica che nemmeno Krishna può contenere, perché se potesse contenerle non trarrebbe nessun piacere. Capito? Non c'è egoismo, ma c'è una forma assoluta di presenza e di personalità. E Simati Radharani è proprio l'origine di questo. Ed è fondamentale comprenderlo, altrimenti es esistiamo per nulla, un clone di qualcos'altro non ha senso. Leggiamo l'ultimo verso. Prabukare jani Krishna rada premata sunile, chahile donara vilasa mahatva. Sicetania cittanema prabhu rispose: Ora sono giunto a capire la verità sulle relazioni d'amore tra Radha e Krishna. Non di meno voglio ancora ascoltare in modo glorioso e, 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 in che modo gloriosa entrambi godono di tale amore allora in questa prima parte eh, Ramananda Rai vedete Ramananda è la parte anche se è un eterno associato è la parte dell'anima Ramananda Rai pervaso di questo amore ha potuto soddisfare Siccetania Maprago e ha offerto la verità sulla relazione. No? Cioè, chi è Krishna? Vi ricordate? In poche pagine ha descritto Krishna e poi adesso, in modo molto più complesso, perché Simati Radharani è colei che offre, ha descritto Radharani. Adesso lui vorrebbe sapere in che modo godono di tale amore. Cioè qui è, è rivoluzionario completamente, ma veramente Dio ha desiderio di godere? Cioè noi desideriamo godere e Dio non deve godere? Ma adesso, poi domani, eh, se Krishna, ci, ci, se Radhe Krishna ci aiutano, no? possiamo capire un po' come è la relazione delle personalità supreme, si, si, si mati Radharani e Krishna, come, come loro utilizzano il loro amore, come mettono in atto il loro amore. Questo è fondamentale per noi perché si entra nell'aspetto più personale che dirada, Proprio come quando il sole arriva che dirada o l'oscurità o la nebbia, dirada ogni eh, dubbio. No? Ugualmente dobbiamo essere pazienti perché noi possiamo comprendere per adesso queste cose solo a, a, a livello razionale, vale a dire a, relazionandolo alle nostre esperienze, ma piano piano nel cuore si pianta il seme, capite? È come in un... In un in un terreno appena arato, no? e poi dopo fresato, preparato, avete visto anche nell'orto? No? Il terreno deve essere tutto bello soffice, morbido, eh, molto eh, non troppo eh, pressato, no? e così il seme viene messo. In questo terreno fertile, umido, il seme riceve proprio la, la situazione adatta. E piano piano parte il germoglio. E, e questo è il Bhakti è no? il rampicante dell'amore. Questo seme incomincia a crescere, a crescere fino a raggiungere le vette più alte. No? Se noi prepariamo il nostro cuore attraverso una, una giusta attitudine soprattutto, No? è una, una annaffiatura grazie al santo nome e alle altre qualità possiamo far vedere crescere questo seme in modo sano eh? è detto che non ci devono essere troppe erbacce intorno perché le erbacce lo soffocherebbero queste erbacce che sono gli anarta i dubbi i timori no? Tutto eh, nel, nel giardino ci deve essere solo il terreno e i fiori eh, eh, e i semi o, o i bulbi dei, dei, dei fiori giusti no? che vogliamo crescere, tenere quindi sempre ben pulito il terreno, annaffiato, morbido, soffice. C'è il recinto eh, perché sappiamo che c'è attimata l'offesa. Anche se non è un elefante, ma anche se è un cavallo, una mucca, eh? immaginate con il peso che hanno gli zoccoli in questo terreno soffice, cioè, spaccano tutto, rovinano tutto. No? E, 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 e i nostri acciari ci hanno dato proprio il modo per far crescere questo giardino, questa bactilata. e comprendere, voglio ancora ascoltare in che modo glorioso entrambi. Rade e Krishna godono di tale amore. Grazie infinite per la vostra preziosissima associazione. A domani per continuare questa meravigliosa scrittura della Sicietà Neceritante. Rade e Rade, buona giornata.